Ed eccoci tornati. No, cari amici, ah, scusa, c'hai ragione, mi ho dimenticato. Cari amici, ma soprattutto amiche di Junk Food. Soprattutto amiche di Junk Food. Eccoci tornati con il terzo ed ultimo episodio dedicato ai My Selection di McDonald's. Ovviamente, come ben sapete, quelli selezionati dal nostro caro giudice di Masterchef, Joe Bastianich. Terzo panino che vede un cambio radicale da manzo a pollo, perché abbiamo provato nel primo episodio il BBQ, nel secondo il panino con l'uovo, e detto ciò, direi di procedere al panino col pollo. Sono d'accordo, amico mio, ti sento bello frizzante. Sono bello frizzante perché l'ultimo panino, quello con l'uovo, mi ha fatto veramente tanto volare. Quindi guarda, sono ancora emozionato. E dai, dai questo panino de pollo. Dai. Allora, questo a me sembra una scatola di Louis Vuitton, mi sembra. Questo panino vede una cotoletta di pollo impanata, provolone, salsa ai pomodori gialli, cipolla croccante, pomodoro, insalata, sempre nel solito pane con sesamo e semi di papavero. Apro, eh? Apri! Madonna, mi è uscito da una parte, è nato de lato. No! Ah, ci sono anche i tuoi amati pomodori! Perché sta cosa? Oddio, oddio, aspetta, fammo ricompone un attimo. Che... A me il pollo col formaggio squagliato sopra mi fa volare. Quindi, guarda quanto è bello sto ragazzino qua, sta cotoletta con tutto provolone sopra. Peccato per sti pomodori... Ai. Diciamo che parte un po' svantaggiato nei tuoi confronti, perché sti pomodori per te sono sempre un dilemma. Eh sì. Pane con sesamo e semi di lino. Ah, quindi più delicatino. Eh sì, più delicalino, vabbè. Mamma mia, che bello. Stai evitando i pomodori appositamente? No, mi sono andato all'uscio. Questo è il subconscio. Il tuo subconscio che ti ha fatto evitare i pomidori. Allora, la salsa di pomodori gialli non la sento troppo. Il pollo è da paura. È veramente da paura. Su cazzo i pomodori. Mi pare di percepire che non regge il confronto con i suoi due amici. No, io sento solo la cotoletta e basta, che è clamorosa, però sento solo quella. Vorrei solo far notare quanto cazzo hai fatto uscire fuori i pomodori per non mangiarli, va, guarda qua. Vai a assaggiare questa che credo sia la salsa dei pomodorini, così. A parte. Buona. Che io all'interno del panino non l'ho sentita, quindi... Beh, presa così a parte è buona, è un sacco delicata, mi piace molto. Fammi un attimo rimettere un po' dentro sti cazzo di pomodori che l'hai fatti scappare, porco due. Non si sentono amati, cioè, stanno lì, sono un po' offesi. Al primo morso la cosa che mi ha sorpreso è la croccantezza. La croccantezza della cotoletta che, tra l'altro, il panino l'abbiamo preso ormai un po' di tempo fa, perché... Mentre voi state comodi ad aspettare i video, noi ovviamente li abbiamo registrati tutti uno dietro l'altro. E giustamente poteva essere normale che la paratura si fosse un po' mosciata. Invece ha retto veramente bene. Mamma, sto pomodoro. Che schifo, porco due. Quanto fai schifo. E abbiate un fazzoletto. Chissà se alla fine di questo video avrò ancora una ragazza. Una vita sociale. Chissà se saremo ancora amici dopo questo video, soprattutto. Probabilmente no. Comunque, Un po' più debole questo, eh? Un po' più debolino, molto delicato. Come dici tu, la salsa si sente poco perché è molto delicata. Però all'interno del panino fa il suo dovere, perché bene o male dà morbidezza. Cioè, comunque ti ammorbidisce molto il pane, ti fa scendere proprio giù il boccone ed è piacevole. Sì, sicuramente è il panino più debole della triade, però non mi dispiace. Non mi dispiace, non mi dispiace.
considerazioni finali. Finali, cioè, basta, purtroppo sono finiti. Sì, chiudiamo qua questa serie di video sui My Selection. Sei un po' dispiaciuto? Un po' sì, però è stata veramente un bel pomeriggio, perché siamo sbragati tre panini, poi avevamo detto magari non li mangiamo tutti, perché teniamoci un pochetto leggeri, non esageriamo, no? Ma de che, sì, siamo sparati tutti dall'inizio alla fine senza lasciare superstiti. Non abbiamo ritegno. No, no, direi di no. Questo qua tra tutti e tre... con un pochetto più fiacchetto, sì. Diciamo, un po' delicatino, capito? Peccato, perché sul pollo mi aspettavo tanto, e infatti... il pollo, proprio la cotoletta, era da paura. Madonna, cotta benissimo, croccante, saporita, veramente molto molto buona. Era molto molto buona, peccato per sti cazzo dei pomodori così, che secondo me non avevano senso di esistere. Guarda, io sui pomodori sono meno nazista di te. Tipo la fascia rossa tipo col pomodoro, dai. Guarda, io i pomodori non l'ho visti proprio fuori luogo in questo caso. Alla fine ci potevano stare, anche per il fatto che c'era già salsa anche di pomodorino giallo, che però dobbiamo dire era buona presa singolarmente, ma all'interno non si percepiva, se non per dare quella cremosità nel mangiare, ma a livello di sapore si perdeva un pochino. Cipolla croccante che io non ho sentito, no, sentita. No, mi associo a te, non l'ho proprio percepita. Mi aspettavo un po' di più dal formaggio, come per gli altri panini. Sì, diciamo quello è stato proprio il tallone da killer di... sì, dei My Selection, è vero. Questo formaggio un po' che si perdeva, quindi pure qua insomma il provolone, nonostante ce n'era tanto, bello squagliato sopra, non... Sì, non percepito. Era proprio... Guarda, io sono sincero, probabilmente presi separatamente gli ingredienti erano buoni, però, diciamo, si perdevano e usciva fuori soltanto la cotoletta. Sì, per quanto mi riguarda, questo panino si salva appunto grazie alla cotoletta, perché era veramente, veramente buona. Mi sento non di bocciarlo, ma neanche di esaltarlo troppo, quindi vero. Per me 6.5. Per me 6, perché è più buono il McChicken. E perché c'erano i pomodori? E perché c'erano i pomodori tagliati a fette, che come forse avete intuito non mi fanno impazzire. Quindi, classifica finale, amico mio? Sì, facciamo questa bella top 3. Allora, quindi al terzo posto, direi senza alcun dubbio, il My Selection con il pollo. Mentre al secondo posto va il primo che abbiamo assaggiato, quindi il panino, quello un po' più raffinato dei tre, il BBQ. Sì. Per poi chiudere con quello che ci ha fatto impazzire, Madonna, dall'inizio alla fine, anche a telecamere spente ci brodolavamo proprio di... Sembravamo due scolaresche. Sì, 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 la prima volta che fanno sega a scuola. E invece noi, l'uovo, che bello! Tutte cose così. Quindi al primo posto, My Selection con l'uovo. Bello, 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 bello. Veramente un bel pomeriggio, mi sono divertito tantissimo. Madonna. Bella, complimenti a Gio Bastianic per aver scelto questi panini. Non so se si è rovinato una carriera dopo sta cosa. Oh, io ho apprezzato Gio. Io quindi... pure, io pure. Che poi tu sei un po' il sosia di... Come sì, io sono il sosia di Higuain e Coez, tu sei un po' il sosia di... Gio Bastianic. Così dicono, così dicono. Ma così secondo me la realtà è che noi pelati ci assomigliamo un po' tutti. Poi fate voi, insomma. Bravo Mac, bravo Joe, bravi tutti, bravi noi pure. Sì, bravi noi e bravi soprattutto i ragazzi del McDonald's di fiducia, soprattutto a Francesca che fantastico. Ci ha indirizzato un pochino all'inizio e ci ha anche offerto i panini, quindi grazie carissima. E niente, direi che questa terza e ultima puntata dei My Selection si chiude qui. Fateci sapere nei commenti qual è stato il vostro preferito. Vabbè, io direi abbiamo mangiato, abbiamo recensito, abbiamo fatto una bella classifica. È il momento di congedarci. Eh sì, direi che da Okiri a doppia D è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!